Ciao amici di TecnoAndroid, benvenuti in questo nuovo video in cui mi troverete da sola e oggi parleremo del rilevatore di fumo della Netatmo, però solamente dopo la nostra sigla. Piccola premessa, prima di iniziare questa breve recensione, non abbiamo potuto installare il dispositivo al muro perché appunto era necessario comunque fissarla con dei chiodi. Dal momento in cui l'azienda ci ha chiesto di restituirlo, non ci sembrava appunto necessario installarlo al muro, quindi l'abbiamo utilizzato semplicemente su una base di appoggio. Come dicevamo in partenza, si tratta di un rilevatore di fumo intelligente prodotto dalla Netatmo che si interfaccia con il nostro smartphone. Questo significa che non appena il dispositivo rileverà del fumo nella stanza in cui è installato, invierà automaticamente una notifica sul nostro smartphone e quindi veniamo appunto avvisati in tempo reale sulla situazione in casa. Adesso con l'aiuto di Sabrina faremo un piccolo test in diretta per vedere come funziona questo dispositivo. Ricordiamo però che una volta azionato il rilevatore di fumo intelligente della Netatmo entrerà in pausa per 15 minuti. Infatti prima abbiamo fatto dei test, pensavamo non funzionasse, in realtà dopo la prima attivazione si era praticamente spento e quindi non è riuscito ad inviare, comunque mettere alcun suono di notifica, alcun allarme appunto per i successivi 15 minuti. Adesso ci riproviamo per farvi vedere effettivamente in diretta come funziona. Vai, Sabri. Aspettate. Ok, mentre aspettiamo che l'allarme viene attivato, ricordiamo che metterà appunto un suono da 85 decibel, quindi è abbastanza forte. Ecco. Quindi per disattivare l'allarme basterà premere leggermente sulla superficie. Dopo questo piccolo test ripassiamo nuovamente alle specifiche di questo prodotto. Ricordiamo che integra una batteria che garantisce un'autonomia di 10 anni. Al termine di questi 10 anni l'azienda consiglia di cambiare il prodotto con un prodotto appunto nuovo. E per quanto riguarda il prezzo invece, un solo dispositivo viene venduto a 100 euro, però c'è anche la confezione da due rilevatori di fumo che sono in promozione a 160 euro anziché 200. Quindi permette appunto questa promozione di risparmiare qualche euro sull'acquisto dei due dispositivi. Detto questo è tutto, ricordiamo di mettere mi piace al video se vi è piaciuto, di iscrivervi al nostro canale e di commentare se volete ricevere qualche informazione in più riguardo questo dispositivo. Quindi da Raffaella e Sabrina e cameraman, non vuole salutare? È impegnato. Sono raffreddato, ragazzi. È raffreddato, infatti, per questo motivo ci sono oggi io a fare i video. Nulla, è tutto, quindi ciao! Ciao! Dimmi tu. Vai. Parto. Ok, pronta. Aspetta, devo finire di ridere. Mi fa ridere lei, se no faccio andare via. Tu mi fai ridere. Forse è meglio se c'è solo Sabri. Ok.